Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio let's play di Kirby's Adventure Wii. Nello scorso episodio abbiamo iniziato e finito il mondo 2. In questo episodio, intanto c'è un cronometro che è partito 144 ore fa, ad ogni modo, in questo episodio quantomeno inizieremo il mondo 3. Credo che quel cronometro che l'avevo lasciato lì, forse era... No, non mi dite da quando ho registrato l'episodio... Che poi, aspetta. L'episodio dell'arena, se non erro, non mi è servito il cronometro, perché tanto alla fine quello è quello che dovevo fare. Non potevo né allargarmi troppo andando a fare altre cose, e né... cioè... Poi alla fine mi è venuto di 48 minuti perché l'ho fatto con tutti i personaggi. Ma alla fine il tempo quello era. Nei primi due episodi, cioè negli scorsi due episodi, nei primi due della modalità extra no, perché anche in quel caso quello è quello che dovevo fare, cioè i due mondi, e poi finiva l'episodio. Quindi, non mi dite che è da lì, da quando ho fatto l'ultima parte, però 144 ore... tipo Sena 6 giorni, cioè... 6 giorni fa quale parte potrei aver registrato? Dubito quella del boss finale, però. No, però... volendo anche in quella del boss finale, quella è quello che dovevo fare. Vabbè, comunque, come al solito, scusate se vado off topic, diciamo, non è che mi metto a parlare tanto di Kirby, perché ricordiamo che tutte queste cose le abbiamo fatte già quando abbiamo fatto la modalità storia. Quindi andare sempre a dire e a fare le stesse cose per la 45esima volta mi sembra un po' ripetitivo. Come vi ho già detto, secondo me la Nintendo ha sbagliato molto in questa modalità extra. Tant'è che nei giochi successivi di Kirby ha fatto una modalità extra, ma dove i personaggi giocabili erano altri, dove i livelli erano strutturati in una maniera diversa, dove non c'erano ste maledette sfere di energia, e quindi lì era già molto diverso. Qui invece è esattamente la stessa cosa. In Kirby Triple Deluxe c'era Dedede dall'avventura, in Planet Robobo, se non sbaglio, c'era quella di Meta Knight. Comunque un giorno, fidatevi che sia Triple Deluxe che Planet Robobo li porterò sul canale. Il mio prossimo let's play l'ho già deciso. Vi avviso che non sarà né di Mario né di Kirby, perché comunque voglio variare. Cioè, ho deciso il tipo di gioco, ma pensavo anche... Cavoli, cavoli... È caduta la chiave, però attenzione perché sono ancora vivo. Sono stato stupido, in realtà il mio nemico lo dovevo uccidere prima, vabbè. Ho deciso di quale saga il gioco, però sinceramente pensavo anche di aver deciso su quale gioco portare, ma non lo so, mi è venuta voglia di giocare a quest'altro gioco, che tra l'altro è portato sì, ma mai con let's play dettagliati. Quindi mi era venuta questa idea, ora vedremo un po' come si evolverà la situazione... comunque, già che parlo di decisioni, ho deciso di portarvi l'episodio dei mini giochi non morire, registrato con la videocamera, cioè non so se lo farò con la videocamera o col telefono, fatto sta che forse registro addirittura io che come muovo il telecomando Wii, quindi perché fidatevi che fare quei mini giochi su questo joypad, oltre ad essere difficile, perderebbe pure totalmente il senso. Cioè, ancora Super Mario Galaxy. Io Super Mario Galaxy l'ho giocato tranquillamente col joypad e usavo l'analogico destro come puntatore. Ma invece qua che sono mini giochi dove la funzione principale è proprio questo motion control, non avrebbe per niente senso. Quindi mi metterò lì o col telefono o con la videocamera. In realtà credo con la videocamera, perché sapete, cavalletto sarebbe la postazione ottimale. Poi casomai col telefono potrei registrare il telecomando Wii, i miei movimenti, anche se, e anche in quel caso oggi sto usando parecchie volte questo modo di dire, però quello è quello solo, cioè i movimenti non è che siano molto complicati. Poi vedrò come organizzarmi, magari alla fine della giornata, cioè vabbè. Il mio obiettivo è quello di collegare il Wii Remote al PC, che quello lo collego tranquillamente. Il problema
è collegare, cioè far funzionare il puntatore, perché ovviamente il puntatore per funzionare, se non sbaglio, il sistema è ad infrarossi, oppure è, no, non è infrarossi, tipo deve rilevare un particolare tipo di luce, ora non ricordo, non sono esperto di queste cose. E ho visto dei video su YouTube che si può fare volendo con un accendino, per non stare 20 minuti di video con un accendino davanti al computer, allora preferisco optare per questa soluzione. Poi sinceramente non voglio comprare la motion bar, la barra dove puntate il telecomando Wii. 50 euro con la porta USB solamente per registrare questo video, dato che anche io registro in una postazione dove anche usare Wii Remote sarebbe complicatissimo. Probabilmente nel caso facessi una cosa del genere, l'ideale probabilmente sarebbe collegare il computer alla TV, come microfono registrare da un altro computer con Audacity, e poi da lì sincronizzare il tutto. Però dovrei anche registrare con le cuffie Bluetooth, perché muovermi con questo, cioè, ecco, forse potrei usare il telefono, lo potrei usare come microfono, perché sinceramente il microfono della videocamera, se non erro, non era nemmeno male. Però poi vediamo, perché vabbè, però già se sto con la sedia potrei, volendo, collegare gli auricolari al come cavolo si chiama, la videocamera. No, c'era proprio vicino a me. Oggi sto registrando in un'altra stanza, quindi voglio vedere anche l'audio in questa stanza come va. Ad ogni modo ce la dovrei proprio avere vicino a me, in una scatola che è vicino a me. Quindi appena finisco questo livello vi dico quale tipo è. Mi ricordo che la presi come regalo di compleanno ad ottobre 2017. Cominciai la mia grande carriera da youtuber con i Super Mario Galaxy, che sospesi dopo, ma in realtà nemmeno troppo poche parti, una decina. Tra l'altro mi ricordo che c'era anche una parte bonus, due parti bonus, una in cui ho inserito il disco sbagliato, ovvero Galaxy 2, poi me ne sono accorto dopo, e poi l'altra in cui eravamo troppo, non riuscivo a fare un livello, non riuscivo a cominciare la parte. Comunque, se magari quando smette di scollegarsi, allora ecco questa scatola senza che crolli tutto, eccola qui la videocamera. Si chiama Canon Legria HFR 806. Ora scusate, rimetto a posto la scatola, ecco, sapevo che sono crollate tutto. Fare un piccolo taglio nel frattempo che qua giusto il tutto. Ok, sono tornato. In qualche modo sono riuscito ad aggiustare tutta la pila di libri che sta là, perché questa scatola è come se sorreggesse quella pila di libri, perché sennò crolla. Però va bene, in qualche modo ce l'ho fatta. Quindi la Canon Legria, mi ricordo che io seguivo uno youtuber che ultimamente ho smesso di seguire, ma che vorrei in realtà tornare a seguire. Infatti poco tempo fa ho cercato un suo video, ma appena c'ho un po' di tempo libero me lo vedo, ovvero Plainrock124. Forse questa storia ve l'ho già raccontata. La sua videocamera, prima che la spaccò, era proprio una Canon Legria, forse di un modello diverso. Vabbè, era comunque, se non era lo stesso modello, perché è passato parecchio tempo, non mi ricordo bene, era comunque un modello parecchio simile. Allora vidi la sua videocamera, vidi che comunque non costava nemmeno troppo, ora figuratevi se mi riesco a ricordare il costo. Allora dissi, ma perché no, perché non dovrei prenderlo? Comunque io cerco una videocamera, a saperne in realtà i tempi credo che avrei preso una scheda d'acquisizione più microfono. Anche perché non dovendo fare tutta sta carriera da youtuber, non è che come mi serviva una scheda d'acquisizione. Chi erano quelle che facevano le schede d'acquisizione? La Cam, oddio, quella che fa la Logitech, no. Vabbè, c'era comunque una che non mi viene il nome, che magari a fine episodio, non morire intanto, a fine episodio cerco, e faceva delle... Ah, la Vermedia! Ok, mi sono ricordato. E quindi, diciamo che il top sarebbe stato una di quelle schede di acquisizione. Ma comunque quelle in HD a 1080p, perché per me
fidatevi che la qualità di un video, che sia video, puntata di un qualsiasi file multimediale, di un qualsiasi traccia video, è più corretto, è parecchio importante. Poi ovviamente dipende pure, cioè, se io mi sto guardando un film, quantomeno il 720p lo voglio, perché non me lo cioè, non è nemmeno malaccio, va ancora 480p, poi dipende pure su che monitor lo vedete, magari ci sono monitor che con 360p vedete tutto sommato bene, e altri monitor dove con il 360p riuscite a contare i pixel, un po' come se state giocando a Super Mario Bros. Su un computer, su una Smart TV con il NES originale. Quindi aspetta, no, non serve nessuna abilità per prendere sto coso, vero? E dove cavolo stava l'abilità lancia che ho missato? Ah, qui, perfetto. E quindi stavo dicendo, per me la qualità audio, anche ovviamente, però la qualità video, vabbè, senti chi parla per la qualità audio. La qualità video appunto è molto importante, tanto che io spesso quando magari guardo una serie TV, un film, magari, non lo so, in italiano, il 1080p non lo trovo. Sarà perché è un film che ormai non se lo fila più nessuno, quindi nessuno lo remuxa. Sarà perché comunque magari da mo è uscito il Blu-ray, la versione remasterizzata di un film di 30 anni fa, è in Italia però non è uscito. Sarà appunto per tutti questi motivi, sapendo perché sono abilità granate. Ma sarà per tutti questi motivi, ma io di solito lo remuxo, sempre con Wondershare. Non sempre ci riesco. Ad esempio un cartone animato che io non sono mai riuscito a remuxare, sono quelli della DC, escludendo la Justice League. Ora è proprio una cosa che sto facendo ora, quindi vi parlo come la faccio ora, perché appunto ieri ho proprio remuxato i primi 13 episodi della Justice League. Oggi finisco la prima stagione remuxando gli altri 13. Per quanto riguarda la seconda sono in subita, quindi qui devo vedere un po' come organizzarmi. Sicuro gli sottotitoli manuali non lo faccio perché perderei secoli, a sto punto me lo vedo in 480p e finisce la storia. Però vabbè, quindi quelli là non li riesco mai a sintonizzare, escludendo appunto questa Justice League, quella il cartone animato del 2001, per dire. Però ad esempio quello di Batman, Batman di Animated Series, Batman TAS, che in Italia si chiama proprio Batman senza niente, magari qualcuno la conosce in questo modo. Ecco, quella serie TV, quel cartone animato, io, per quanto sembra strano, non l'ho mai visto. Io ho visto tutti i cartoni animati di Spider-Man, escludendo quello dell'81, dove tra l'altro c'è anche Magneto. Ed è appunto, forse anche nel 67 c'era Magneto. Allora, ho già parlato abbondantemente nello scorso episodio di supereroi. Quindi, appunto, voglio vedermi quelle serie TV del DC Animated Universe. Ma c'è questo problema, cioè che sono tutte prese dai DVD, cavoli, sono tutte prese dai DVD, e i DVD fino a quale risoluzione arrivano. Magari oggi non arrivano nemmeno al 720p, mi era capitato di avere sotto mano un DVD di Lego Movie che ho rippato ed era quanto, 576 se non erro. Un po' come la qualità di un qualsiasi programma TV, ne manco ora. Non mi ha ancora sorprendato prima. Invece i DVD di quell'epoca 480p, se parliamo di quelli già Justice League 480p ad esempio, ma quelli di Batman, anche se erano magari 480p 40, solo 400, ma in realtà io la differenza la noto, che non lo so, il monitor del mio laptop li fa notare queste cose, quindi sarà pure un po' colpa mia. Quindi appunto spesso mi capita di remuxare. Ad esempio, sempre rimanendo in questo tema, la serie animata di Spider-Man, sia Ultimate che quella Marvel Spider-Man del 2017, non l'ho trovata in 1080p in italiano. Allora l'ho sincronizzata io, l'ho mixata io. E sinceramente credo di aver fatto un ottimo lavoro. Cioè, in realtà di Ultimate le prime tre le ho trovate a 720, la quarta me la sono mixata io.
Per quanto riguarda Marvel Spider-Man, le prime due le ho trovate a. Le prime due le ho muxate io. La terza è. Senza entrare nei dettagli, non ci sono riuscito. Perché in realtà nella terza ci sono 12 episodi in Italia, ma in America ce ne sono solamente 6. Ma sei, questi 6 sono da 40 minuti. In Italia ne erano 12 da 20. Io ho provato con un po' di magheggi a sincronizzare, però. Chi se ne frega, non ci sono riuscito, quindi quella lì l'ho trovata comunque in 720p da un sito che, ragazzi, io non diffondo la pirateria, quindi che cavolo, ho perso l'abilità martello, ma dai, mi devo disprezzare solamente per questo, perdere l'abilità martello per una cavolata, era quel game, è questo livello, cavoli, io ogni volta c'ho sempre il terrore di questo livello, perché lo posso fare 47.000 volte, tanto ora nemmeno ho fatto attenzione a qual era quello giusto, vado per questo, ma non ho idea, non mi ricordo mai qual è il percorso giusto, ma mai, ecco, mi sa che ho sbagliato, perché appunto ho sbagliato, ma non ci stavo prestando minimamente attenzione, quindi figuratevi, ok, no, non ho ancora avuto quello stage. Vi giuro che un terrore. Guarda. Oh no, cavoli, ok, l'ho preso. Un po' quel terrore, vabbè, terrore, quella era non voglia di fare quel livello. Super Mario 64, Ultimate Cave, la stella delle monete rosse insieme a quella delle 100 monete, che per chi ha seguito Let's Play sa che in realtà per me sono tutte le monete. Quindi, vi giuro che quando dovevo fare quella stella, perdevo totalmente la voglia di giocare, vabbè dai, la faccio domani, con mente fresca, capirete, io Mario 64 lo potrei finire in... Ah, a proposito, io come parte extra di Mario 64, ora vi racconto questo retroscena, vi volevo portare parti dedicate alla Chrome, che tra l'altro ho registrato l'altro giorno, solo che a quanto pare con OBS non ho mai registrato il Project 64. Ora, credo che sia un problema di OBS, avrò sbagliato qualcosa, non oggi, probabilmente domani provo a riregistrare, poi vi vorrei anche portare uno speedrun, perché come vi ho già detto qualche episodio fa, in cui vi ho parlato un po' di record mondiali e cose, il mondo dello speedrun è un mondo che mi ha sempre appassionato, e tant'è che io ci fu un periodo dove feci uno speedrun di Mario Odyssey, anche di Mario 64, ma di Mario Odyssey lo registrai con la videocamera, ora devo stare attento, lo registrai con la videocamera e poi lo mandai a speedrun.com. Oddio raga, ho perso tutto, ho perso totalmente il coso, ma se non era questo, ora vado a memoria, casomai off camera rifaccio il livello, perché mo non ho la minima voglia di comunque sto seguendo dove stanno le stelle, quindi teoricamente dovrei averci azzeccato secondo lo scorso livello, vediamo, dimmi di sì, ci ho azzeccato, ok, se no probabilmente registravo questo episodio, ne registravo un altro, cioè quello dove finirò il mondo, perché dopo questa parte finisco, cioè dopo questo livello finisco e poi l'avrei preso, quindi sì, alla fine ho optato per suddividere, come ho fatto per la modalità avventura, al mondo in due parti, perché non vorrei che mi venissero tutte parti da 40-50 minuti, quindi già con la parte dell'arena sono proprio andato oltre, ma lì era per un motivo totalmente diverso, non vorrei però comunque riraggiungere anche solamente una volta una parte di 48 minuti, guardate, se fosse stato per me l'avrei fatta pure durare 50 minuti, ma vi avrei dovuto lasciare le interruzioni, tra l'altro in una parte di Mario 64 ho lasciato un'interruzione, sì, ai tempi non ero così attento alle interruzioni come lo sono ora, anche perché era la parte dove presi le 100, tutte le monete di Tiny Huge Island, che quante ne erano? 91, cioè 91 magari, 191, e in quell'episodio durò la registrazione 40-50 minuti buoni, ci durò,
cioè ci durò 40-50 minuti buoni durò. Quindi poi statevi lì, ho dovuto editare un bordello, ho fatto un bordello di tagli, perché vi giuro che morivo, morti su morti, davvero quella è stata, ecco, anche quella è una delle stelle che quando le dovevo fare mi passava totalmente la voglia. Cioè, come vi ho già detto nelle trivie di Massima 4, io so che prendere tutte le monete è facoltativo, ma è bello. Il file di salvataggio così mi dà più di completo. Io sono uno che a queste cose ci fa caso, perciò lo faccio sempre, nonostante sia, come dicono gli inglesi, a pain in the butt, a kick in the ass, cioè, in poco parole un calcio in culo, perché è davvero una cosa ma nemmeno così tanto rompipalle. In alcuni mondi sì, ma poi è una cosa sicuramente è una cosa che può essere carina le prime volte che lo fai, ma ok, ce l'ho fatta. Poi ho fatto addirittura al contrario, ma poi dopo un po' di volte, quando capisci quali sono i tuoi livelli nemici, quelli che sai che non avrai mai la voglia di ottenere tutte quelle monete, poi ti cambia tutto. Io mi ricordo la prima volta che feci tutte le monete, sinceramente non mi ricordo perché feci sta cosa, forse perché seguivo un youtuber che si chiamava Pannenkoek 2012 e quel tizio lì faceva tipo bug con le monete. Allora mi sa che portò pure qualche video, non lo so, Total Mountain, All Coins, oppure era, non so se avete presente le monete nascoste. Io credo che sia una moneta nascosta in Snowman's Land, sia in Tiny Ninja Island. Ecco, forse da quei video pure ho detto, ma perché no, perché non prendiamo tutte le monete? Ora non mi ricordo, Simply mi ricordo che fece uno speedrun, Mario 64 All Coins, okay. Guardate, forse quello sarebbe uno speedrun da fare, però ci dovrei perdere un bordello di tempo, meglio di no. Quindi intanto pure ti prego, manco per sbaglio, chi se ne frega di quelle stramaledette monete. Ho dato pure una manata al tavolo e direi non mi ha fatto nemmeno così tanto male, però sto scherzando, sto soffrendo, portatemi all'ospedale. Nella mia vita mi è successo solamente una volta di fasciarmi il braccio, diciamo. Cioè, quando è una cosa imbarazzante, però caddi nella grande palestra della scuola, che mentre stavo correndo scivolai sul pavimento di schifo. Non avevamo tappetini, era un coso proprio liscio, dove cadere, mi è successo pure altre volte di cadere, mi ricordo che una volta, perché se ne venne una scarpa, non sono stato mai un fortunato in palestra, credo che se ne venne la scarpa, rimasi con un calzino, allora io per andare a prendere la scarpa che mi era volata scivolai. Poi mi è successo un'altra volta, stavamo giocando a calcio, il pallone era uscito, era finito in cortile, perché la palestra aveva una porta che porta sul cortile, il pallone esce, stava piovendo, quindi oltre ad essermi un po' inzuppato, quando torno con le scarpe completamente fradice. Oh, alleluia, al terzo tentativo della giornata ce l'abbiamo fatta. Quindi torno con queste scarpe completamente fradice, scivolo di nuovo. Quanto è bella la mia vita. Ok, comunque io direi che per questo episodio, non so se avete sentito voi, se per questo episodio, sì, va bene, io direi che per questo episodio di Kirby's Adventure è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove finiremo il mondo 3. Ci si vede.